Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, vi invito adesso ad aprirvi a Dio. Vedete, figlioli, come la natura si apre e dona la vita e i frutti? Allo stesso modo anch'io vi invito alla vita con Dio e all'abbandono totale a Lui. Cari figli, io sono con voi e desidero continuamente introdurvi alla gioia della vita. Desidero che ciascuno di voi possa scoprire la gioia e l'amore che si trovano soltanto in Dio e che soltanto Dio può dare. Dio da voi non desidera nulla, soltanto il vostro abbandono. Perciò, figlioli, decidetevi seriamente per Dio, perché tutto il resto passa. Solo Dio rimane. Pregate per poter scoprire la grandezza e la gioia della vita che Dio vi dona. Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Io vi invito ripetutamente, ma voi siete ancora lontani. Perciò da oggi decidetevi seriamente a dedicare del tempo a Dio. Io sono con voi e desidero insegnarvi a pregare con il cuore. Nella preghiera con il cuore incontrerete Dio. Perciò, cari figli, pregate, pregate, pregate. Perseverate nella preghiera, nel digiuno e nella conversione ed aspettate con pazienza il compimento della mia promessa. Tutto si sta svolgendo secondo il piano di Dio. Attraverso il digiuno e la preghiera, le guerre possono essere fermate, si possono sospendere le leggi di natura. La carità non può sostituire il digiuno. Coloro i quali non sono nelle possibilità di digiunare possono sostituire con la preghiera, la carità e la confessione, ma tutti, ad eccezione dei malati, devono digiunare. Cari figli, oggi vi invito a rinnovare il vostro cuore. Apritevi a Dio e date a Lui tutte le vostre difficoltà e le vostre croci, affinché Dio possa trasformare tutto in gioia. Figlioli, voi non potete aprirvi a Dio se non pregate. Perciò, a partire da oggi, dedicatevi a consacrare un tempo del giorno per l'incontro con Dio nel silenzio. Così, con Dio, sarete capaci di testimoniare la mia presenza qui. Figlioli, non desidero costringervi, però date liberamente il vostro tempo a Dio, come figli di Dio. Io non dispongo tutte le grazie, ricevo da Dio quello che ottengo attraverso la preghiera. Dio ha deposto in me la sua completa fiducia. Il grande segno è stato concesso. Apparirà indipendentemente dalla conversione della gente. Convertitevi. Se si aspetta per il segno, sarà troppo tardi. Vari avvertimenti verranno dati in anticipo al mondo. Affrettate le persone alla conversione. Ho bisogno delle vostre preghiere e della vostra penitenza. Il mio cuore arde d'amore per voi. Basta solo che vi convertiate. Non è importante fare domande. Convertitevi. Sbrigatevi a proclamarlo. Dite a tutti che questo è il mio desiderio e che non smetterò di ripeterlo. Convertitevi. Convertitevi. Per me non è difficile soffrire per voi. Vi prego, convertitevi. Pregherò mio figlio di risparmiarvi la punizione. Convertitevi senza indugio. Voi non conoscete i piani di Dio, non sarete in grado di conoscerli. Voi non sapete cosa Dio manderà né cosa farà.
Vi chiedo solo di convertirvi. Questo è il mio desiderio. Convertitevi. Siete pronti a tutto, ma convertitevi. Questo è tutto quello che desidero dirvi. Rinunciate a tutto. Questo fa parte della conversione. Cari figli, vi invito all'abbandono totale in Dio. Fate in modo che tutto ciò che possedete sia nelle mani di Dio. Soltanto così avrete la gioia nel cuore. Figlioli, rallegratevi di tutto quello che avete e ringraziate Dio perché tutto è un suo dono a voi. Così nella vita potrete ringraziare per tutto e scoprire Dio in tutto, anche nel fiore più piccolo. Arrivederci e possa la pace essere con voi.